Maria, ora spieghiamo un pochino meglio anche come risparmiare sulla bolletta, visto che appunto non se ne fa, non se ne parla molto, ecco, perché è inevitabile che se ne parli del caro bolletta. E voi vi occupate appunto di tutte quelle che possono essere le utenze di casa, se ho ben capito, Maria? Sì, assolutamente, ossia di luce, gas e di internet, tutte quelle utenze dove uno può scegliere il proprio fornitore. E dove può scegliere anche di risparmiare, che poi mi sembra di aver capito che quello è il vostro obiettivo, farci risparmiare essenzialmente, quindi. Assolutamente sì, ma non solo farci risparmiare, farci, cioè, è importante, ma non solo risparmiare soldi, ma anche tempo. Perché assolutamente uno può trovare magari un'offerta più vantaggiosa, però avendo passato giorni e giorni su internet a fare delle ricerche e a confrontare delle offerte da solo, un comparatore di tariffe ti permette di fare tutta questa operazione magari in pochi secondi. Vai sul sito, metti delle informazioni, insomma, di base sui tuoi consumi, su dove abiti, su quale uso fai di luce o gas, e scegli tra le offerte che ti vengono proposte. Ah, quindi oltre al risparmio economico c'è anche quello di tempo, che mi sembra altrettanto importante comunque, ecco. Assolutamente, ma calcola se quando tu traslochi hai altro da fare, hai 1800 cose a cui dover pensare, e quindi potendo chiamare un solo numero di telefono, ad esempio, e fare tutte e tre le utenze, potendo poi scegliere tra i vari fornitori e non beccarti quella che, insomma, la prima che trovi, non dover lasciare più volte i propri recapiti tra appunto il numero di telefono, il codice fiscale, nome, cognome, indirizzo e tutto quanto, certo che ti fa risparmiare tanto tanto tempo, quello importante. Poi ovviamente potendo scegliere un'offerta più vantaggiosa risparmi pure i soldi. E quindi tutta quella ricerca che noi faremo magari in qualche ora, se non qualche giorno, in questo caso basta inserire i nostri dati e in qualche secondo abbiamo un po' tutto, come dire, la panoramica, ecco, di quelle che possono essere le soluzioni più adatte a noi comunque. Assolutamente, quello è. Poi magari se ti arriva una bolletta da capogiro, mm-hmm, puoi chiamarci, cioè sentire un operatore, un consulente che è bravo, esperto nel settore, che oltre a spiegarti il perché magari di determinate voci, ti aiuterà a capire se magari quell'offerta che hai è ancora conveniente oppure c'è già un'altra offerta più conveniente, o cioè te la devi per forza tenere perché in questo momento, non possiamo negarlo, è molto difficile trovare il risparmio. Cioè chi vi dice, ah no, ma guardate, risparmiare su luce e gas è facilissimo, in questo momento, diciamo che è un momento particolare, i prezzi sono veramente molto alti sui mercati all'ingrosso e ovviamente i fornitori fanno fatica a proporre delle offerte molto buone. Certo. E c'è da dire che il risparmio c'è sempre. Però ovviamente non nelle proporzioni che uno magari si aspetterebbe. Dobbiamo tener conto della situazione sul mercato e fidarci di chi è esperto del mercato, perché altrimenti, insomma, possiamo fare delle scelte poco informate e quindi sbagliate. Ecco, che poi è anche, come dire, il tema che riprenderemo più tardi anche con Alberto. E quindi chi ci promette, come sempre, poi questo lo possiamo applicare alle utenze, come credo bene o male a qualsiasi altro ambito della vita, del lavoro e via dicendo, chi ci promette comunque cose sin troppo vantaggiose magari sta proponendo qualcosa di non troppo, come dire, assolutamente giusto, ecco. Assolutamente, un utente deve informarsi prima di tutto, cioè fare delle scelte informate, andare appunto online e consultare dei siti di qualità, insomma, andare a leggere le recensioni su un'azienda, su un fornitore o su un comparatore piuttosto che su un altro, e fare una scelta che è fondata su quelle informazioni che è stato lui stesso a cercare. Non è arrivata lì, sai, magari da una pubblicità oppure da un approccio non sollecitato. Perché le offerte proposte in questa maniera, diciamo che possono sicuramente essere vantaggiose, ma non sempre lo sono. Immagino che a volte, specialmente quando ci arrivano, come dire, senza che noi le cerchiamo, magari hanno l'obiettivo di, come dire, essere notate solamente, insomma, di catturare un po' la nostra attenzione. Quindi vorrei capire un pochino meglio nel dettaglio il target di riferimento, se vogliamo, quindi chi si rivolge a voi, anche in che modo, come? Assolutamente, chi può rivolgersi a Selectra?
chi ha le utenze di luce gas e internet, quindi direi tutti, un po' no? Tutti quanti, un po' credo, tutti quanti. Ovviamente ci rivolgiamo a chi ha le bollette intestate a lui, perché chi è la persona che paga le bollette, poi lo sente sul proprio portafoglio, la differenza. E ovviamente le persone ci trovano su internet, abbiamo dei siti web come appunto selectra.net, lucecas.it, dove gli utenti trovano molti articoli di attualità, ma soprattutto informazioni e guide utili, guide pratiche su come gestire la propria bolletta, cosa vuol dire una determinata, cioè le voci in bolletta, cosa devono, cosa sono gli oneri di sistema, tutte quelle cose. Ad educazione che, anche al consumatore, sì, all'utente. Sì, sì, è una parte di lavoro molto importante. Ci trova su internet, appunto, e poi ci può contattare anche telefonicamente sul numero che trova su selectra.net, che posso dirlo? Prego, prego, come no? 06 94 50 5000. E trovare degli esperti appunto di luce, gas o internet, e chiedere delle delucidazioni. Ovviamente, vabbè, è importante dirlo, gratuitamente, cioè queste informazioni noi non chiediamo mai dei soldi per la consulenza che offriamo. E quindi è un buon motivo in più per comunque chiedere appunto di questa consulenza. Io vorrei, mi sembra di aver capito che sul sito web troviamo comunque delle informazioni, un po' di educazione appunto e anche qualche consiglio. Vorrei sapere se proprio c'è qualche piccolo veloce consiglio per chiudere il nostro discorso su come risparmiare appunto sulle utenze, quindi se c'è appunto qualche consiglio, trucco, magari anche regola, perché no, ecco. Allora, beh, prima di tutto bisogna cominciare proprio dai propri consumi, sempre, perché chi non sta attento ai consumi consuma di più, e quindi in questo momento a maggior ragione paga di più. Se tu c'hai anche un'offerta magari vantaggiosa, però consumi tanto, c'hai un riscaldamento sempre acceso, non badi alle spese, e quindi purtroppo ti ritrovi. È complicato, credo, poi cercare di risparmiare in questo scenario, comunque. Beh, sai, qualche piccolo accorgimento in casa, le luci. Beh, sai, sì, assolutamente, magari abbassando le temperature in casa di qualche grado, vabbè, adesso ormai i riscaldamenti dovrebbero essere spenti, ovviamente poi scegliendo le luci a LED, scegliendo gli elettrodomestici della nuova generazione, insomma, si risparmia, anche la domotica ad esempio, si risparmia qualcosina. Poi ovviamente scegliendo un'offerta vantaggiosa, magari green, verde, così pensiamo anche all'ambiente. In questi tempi, insomma, direi che necessario. Sì, sì, confrontando proprio le offerte, cioè la mia bolletta con questa offerta, quanto ammonta? Mi conviene rimanere sul mercato tutelato o magari passare al libero? E ti dico che adesso, nonostante il piccolo calo del 10% in bolletta per chi è rimasto sul mercato tutelato annunciato del governo, comunque sul mercato libero ancora si trovano delle offerte più vantaggiose, cioè quelle migliori, costano un 20% in meno per la luce, quindi un 20% nella materia prima energia, insomma, è importante, un risparmio importante. Comunque, Maria, poi dicevamo che la soluzione ideale per tutti quanti non c'è, quella migliore in assoluto, c'è sempre quella più adatta alla nostra esigenza, e quindi direi di riepilogare, prima di lasciarci, tutti i riferimenti e contatti utili per quanto riguarda appunto Selectra, dove possiamo avere maggiori informazioni. Allora, assolutamente, ci potete trovare su selectra.net, ci potete chiamare allo 06 94 50 5000, trovateci anche su Facebook Selectra It, Instagram Selectra sempre It, e abbiamo anche due canali Telegram, così tutte le news vi arrivano direttamente nel vostro cellulare, che è News Energia Luce Gas e News Internet. Ebbene, io ricordo il sito web di riferimento, e quindi www.selectra.net, dove poi lì troviamo tutti gli altri anche riferimenti, credo, più specifici che possono tornarci utili. A questo punto ringrazio ovviamente la nostra ospite e la saluto, quindi grazie ancora veramente anche per le preziose ed utili informazioni, Maria Zonova, che saluto, quindi grazie ancora, Maria. Grazie a voi. E buon lavoro ovviamente. Ciao Maria, grazie mille.